Vado ad ammorbidire la pasta di mais fatta in precedenza. Vi lascio la ricetta nella mia pagina Facebook. Non ho girato il video perché ne ho già visti molti e ben fatti in rete. Vado a creare una palla con dei fogli di carta. E la vado a premere sulla palla di mais per creare una cavità. Aggiusto i bordi . Mi aiuto anche con una bottiglia di plastica per appianare il fondo interno sul quale verrà appoggiato il lumino. Vado ad intagliare la bocca, il naso e gli occhi. Con uno stuzzicadente vado a rifinire i dettagli della zucca. E adesso passiamo al cappello. Stendo una sfoglia per creare la base. E con dell'altra pasta vado a creare una forma conica, che sarà appunto la parte superiore del cappello. Per nascondere il distacco tra i due pezzi, vado a creare una strisciolina di pasta. Thank you.
e andiamo a dipingere con i colori a tempera.